Qualcuno purtroppo deve farlo, questo maledetto video di Marzaglia. E quest'anno è capitato il racconto a me. Quindi vediamo intanto come siamo arrivati. Il video lo partiamo così, in viaggio verso Modena, perché oggi è una giornata molto particolare, potremmo chiamarlo il disgelo, il ritorno a un appuntamento immancabile, purtroppo con questa autoradio di merda, ma è un ritorno immancabile a Marzaglia, signori. A questo punto, dopo che eravamo in viaggio, abbiamo dovuto fare una lunga coda per entrare a Marzaglia, chi di qualche ora, chi un pochino meno, a seconda del tempo in cui tutti ci hanno messo per entrare, per far controllare sia il pass per entrare che i vari green pass e tamponi, e siamo riusciti a entrare. Allora. Sono in macchina, come vedete, parcheggiato in coda, coda dietro, coda davanti. E sono arrivato a Modena da un'ora, perché sono le 9 adesso. Io sono uscito al casello di Modena Nord alle 7:57, per essere precisi. Quindi siamo fermi, parcheggiati in coda da un'ora che ci si muove 1 metro alla volta e meno di 1 chilometro manca. Frattempo, dopo una coda millenaria, c'è anche il nostro amico Marco là più avanti, forse ce la stiamo facendo. E ovviamente siamo passati su Viva FM. E ci siamo alle 9:30, finalmente siamo riusciti a parcheggiare quel di Marzaglia, e cioè 2 ore per arrivare da Milano, 2 ore per entrare. E naturalmente, appena arrivati, non potevano che iniziare subito i drammi o i cosiddetti acquisti preziosi di Marzaglia. E quindi vi lascio ai video dei primi acquisti preziosi di Marzaglia in attesa che arrivassero tutti, come per esempio Dario, che ci ha raggiunto leggermente dopo. Allora, ce l'abbiamo fatta, abbiamo parcheggiato le 3 macchine, qua tra l'altro c'è una macchina folta di materiale che il nostro Ma anche Marco la poi mia è bella piglierà. folta, qualcuno la deve svuotare, E non ragazzi, c'è non voglio problema, più prima o poi sapere. svuoteremo tutto. E io però direi di cominciare a fare un giretto al mercato, o che dite? Guardiamo Sì, già lo so, ma il non mi primo serve. acquisto di Matteo. Scusa, come potevi non Un prenderlo? VCR della Nordman con Col telecomando. telecomando. Questo sai che bel restauro che viene fuori. Voglio proprio Con le vedere. viti già svitate Esatto, praticamente. buon segno. Già portati avanti col lavoro. Come potete immaginare, le follie proseguono e siamo Un solo a inizio amplificatore della giornata. Lenco, una Io radio direi della anche solo Sony alla terza compatibile. mandarella vista, tra l'altro. Esatto. Siamo alla prima, esatto, alla prima fila siamo. Dopo le prime follie, naturalmente ci raggiunge anche Dario, ci raggiungono piano piano un po' tutti e continuano queste follie. Nel frattempo è arrivato Dario e non ha fatto coda. Quanta coda hai fatto, Dario? Sì, rispetto a noi altri. Dopodiché passiamo davanti a una bellissima bancarella con videoregistratori preziosi. Come sapete, io e Marco amiamo queste cose. E ovviamente, quando la follia dilaga. Allora, aspetta, descriviamo una cosa. Questo ce l'ho uguale, questo ce l'ho. Questo non ce l'ho ed è bello. Ed è anche hi-fi. Bello, bello. Questo è molto carino. Questo ce l'ho uguale. Questo saio è anche Ma bello di perché è tutti questi, quanti ne digitale. funzionano? Ma nessuno funzionerà naturalmente. Uno dei tuoi che No, c'hai, guarda. non li ho neanche mai provati. Matteo, guarda, cioè, Come potevo il non momento prendere dei una macchina videoregistratori qua? marci. Come Guarda come sono potevo? orgogliosi Bellissimo. entrambi. Guarda che belli che sono Cioè, questi guarda VCR. che bello, un hi-fi Fantastici. stereo H70 con meccanica G. È bellissimo, non si può lasciar lì. Con l'etichetta sua originale. Certo, cioè, La carica dall'alto è prezioso. No, non lo hai uguale L'unica anche tu. cosa è che non c'ha ottica sta cosa, devo Non fare potevo 100 km prendere indietro per un H70 inquadrarli. della Panasonic, guarda che bello. Sì, ti preoccupare che quelle a carica dall'alto non vanno mai, però Bellissimo. infatti. Sono delle colline Infatti. 1,5 euro. C'è anche quella che voglio io? No. Vabbè, Sì, vedete quella ma scatola? non per Dario, quello. carissimo, dici qualcosa. Ma non costretto a comprare questa scatola di roba. Costretto, tu non vedevi l'ora, va, quale costretto, va. Guarda, l'unica cosa che ti può Costretto. andare male è se trovi una da sposare quel mercatino qua. Quello veramente ti va male, No, però. ma Ma quello non la sarà troverà duro. mai, conoscendo No, il buon Dario. quello sarà duro. Allora, grazie mille. Descrivi la tua follia. Costretto a comprare uno scatolone di
prese spine. Ma hanno fatto bene, hanno fatto bene, hanno fatto bene. Cioè, ma mostriamo la follia. Queste prese d'antenna bellissime di cui le spine. Ma poi tutte nuove, tutte nuove. Grosse. Nuove, anche la vernice incrostata è nuova, la metteva la vicina. Ma guarda che bello. C'era proprio in fabbrica, alla fine della linea c'era uno col pennello che la sporcava. Con questa Grundig marcia, perché marcia da lontano. Guardate che c'ha il suo ovale che va, il cordino della sintonia ci va. C'è poi anche l'S-Meter, bellissimo, bellissimo. Poi qua un Nokia 3310, esatto. Poi fu carica batterie per 5 euro. Peccato che manca il simbolo Nokia. Sì, ho pensato anch'io, ma... Vabbè, lo stesso. Così non si poteva fare. Dario, con la 750 già piena. Quella finita, Voglio proprio, sono curioso di farla, di vedere l'unboxing dopo di quelle scatole belle. E proprio parlando di scatole, è arrivato il momento della distribuzione di queste scatole. È di Dario questo. Senta, per fortuna che... di Dario un metro cubo di scatole. No, ma aspetta che la metto subito qua, ti metti dal forno. Aspetta, come il forno? Se non si fosse capito, stiamo travasando la robaccia che ci siamo portati vicendevolmente. Adesso quando loro hanno finito, e mi arriva Dario con la 750, travasiamo anche la roba con in macchina io. Con le tassellate, mezze... No, pronto ai travasi. Il secondo forno, perché il primo intanto l'ha già travasato, forse non si vede, ma è lì, Dario carissimo, mentre io ero distratto, Dario stava trascinando questa lavatrice, come si vede, no? Con molta maestria, con molta bravura, senza difficoltà alcuna soprattutto. Ma questa è proprio bella, questa comunque. Sì, ha un po' di ruggine, non l'avevo notata prima. Ah, è vero. Allora, si apre. Ti via col polso, no? È meccanismo elettrico. Questo è finto e questo è quello vero, vedi? Sì, questo è finto. Pareva. Ma cosa? Ah, non si apre. Non si apre, è elettrico. Ed è che è questo? No, come cazzo si apre? Boh, probabilmente a fine lavaggio si apre da sé. In una di queste cose scritte in tedesco che tu spicchi fluentemente. Sì, aus significa aprire. No, aus significa spento. Capisco, penso che Marco ci dia una mano. Aus ein. Cambia niente. Ma quella è bella, il contenuto di questa scatola è bello, E stai dove ci distrugge questa scatola, è costruita anche non in... Vedo. Io voglio vederla, voglio vederla aperta poi questa scatola. Però Dario, poi dovrei dovrei fare dei video di unboxing di tutta sta roba. Aiuto! Quante mani devo avere? È un lampadario della, della vecchia zia morta. No, è una vecchia storia quella dell'angurio. Guardate quanto è già piena questa macchina, cioè... quello è il minimo, o sbaglio. Andiamo avanti e proseguiamo, mettiamo questa scatola di merce preziosa. Praticamente erano uguali, solo che salivano da 500 euro. Sì, perché andava a 500. Guarda come ci sta, ci entra giusta. Nella Panda ci entra sempre tutto giusto, però Dario, qua c'è un angolino che si oppone. No. Perfetto, assolutamente. Secondo me ci sta anche il poggiatesta comunque. Ci va rimesso perché sennò andremo travolto dalla roba. E dopo questi carichi e scarichi di materiale ci raggiunge anche il nostro amico Alessandro e proseguiamo il giro con altrettanta preziosa merce acquistata. Eccoci qua, siamo qui con Ale e fa vedere che hai comprato. Una bobina di Tesla. Portatile però, non di quelle belle, alte 2 metri, che fanno fulmini veri. Bobina di Tesla che riproduce la musica. Ah sì sì, ho capito qual è, quelle che fa le scintille a ritmo. Quella lì, carina, che carina. Scintille attraverso il plasma. Comunque siccome ci stanno aspettando e peraltro ora una macchina ci investe che siamo in mezzo alla strada, ci vediamo. Qui siamo da un nostro amico che in genere ha sempre delle scatole molto belle di preziosa merce. Che... io naturalmente la solita follia l'ho già fatta, ma Dario è qua, Dario è qua naturalmente. Faccio, cioè, la lampadina vedi di... la merda che ci avete in mano? Ma questa non è merda, guardiamo che bella, guarda che bella. Una molla. Una molla. Una molla bella, di acciaio. Quella è bella davvero. Stiamo continuando il nostro giro per Marsaglia, ma c'è qua Dario con questo. Sempre sta molla, solita. Sta molla solita. Manuel che, non ha, che ha preso una lampadina e basta, e per ora... Ancora non ho trovato le cose che sto cercando. Malissimo, malissimo. Capisco tutto, però guarda, cioè, manca tutto, manca, manca l'alimentazione. C'è, ok, c'è la batteria distrutta, ma come si fa? Beh, a 5 euro vabbè, si può ancora fare a 5 euro. C'è Marco che si è innamorato di questo telefono qua, che effettivamente è molto molto bellino, e che poi io conosco una persona che pagherebbe follie per questo. Sentiamo che sta chiedendo quanto. No, no, Valentino che non c'è. Sì, è uno dei primi. 100, 120.
Che fai, lo prendi? Per la taverna. Io non ce li ho. Abbiamo gli altri acquisti folli qua. Un organo elettrico piccolino portatile. Tascabile. Con tutti quelli che abbiamo buttato. Anche quello con la base, con i piedi. Mamma mia, te la ricordo. Quel cazzo di piedi che cascavano sempre. Tu tiravi su uno e perfetto, con la sua presa, tutto completo, col porta testo. Cosa funziona? Dopo vai a provarlo. Dopo proviamolo, che ci spenta noi. C'è una ventola dentro. Allora va sicuramente. O meglio che non sia la ventola bloccata. Proseguiamo. Finiamo questo giro. Tanto vediamo Matteo qua con il... No, io ho preso un sacco di queste valigette. Ne ho prese 8, 9, non mi ricordo. Esatto. Ne ho prese. Perché comunque io ho tanta robaccia da mettere via, purtroppo. E quindi servono queste cose. C'è poco da fare, servono. Tu lo sai, ma... che ne metterai mai via. Esatto. No, ma non si sa. A questo punto arriviamo agli altri momenti di follia. Ognuno ha i propri, naturalmente, degli acquisti che non si dovrebbero fare. Vi lascio alla visione. L'ha comprata! C'è Dario con le sedie a Gruntic. Lo so, ma lo so. Incredibile! È meglio la vita. Ma quanto? Quanto l'hai pagata, Dario? Troppo! Quanto, dai? Non si dice. No, dai, adesso. Troppo! Col cavo marcio! Prova in diretta della Gruntic. Pula questa molla, ma reggi sta molla. Certo. Ah, il cambio tensione è su 220, vero? Sì, è su 220. Funziona. Sì, 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 sì. Si è accesa. È bella questa, Faccia attenti che qui ci si prende. Questa è un'altra pazzia. Panasonic U-matic Low Band. Bellissimo. No. Farsi venire mal di schiena, ma bellissimo. Descriviamo le follie. Il proiettore marcio della Sony. Ci voleva questo proiettore. La scritta Gruntic meravigliosa. Poi che altre follie abbiamo? Quel televisorino. Bellino. Un alimentatore a T e Windows 3. Carino. Radio da vecchi Renault. E poi vabbè, c'è la mia follia che è il mio U-matic nel baule, ovviamente. Però questa le batte tutte. Questa è meravigliosa. Ora qua abbiamo la Panda che ho aperto per far raffreddare, finalmente svuotata di tutto l'inutile, cioè delle cose preziose regalate. Qua c'è Marco che sta mangiando, c'è Dario che sta cercando di infilare ancora più roba dentro la 750, tra cui quell'insegna Gruntic che avete visto, vedete, è lì che striscia sul soffitto del presepe, che vari bidoncini per brindare, e lì abbiamo Gianmarco con le sue piastre. Sì, perché qualcuno lo deve fare questo sporco lavoro con le sue piastre. Notate i miei muscoli che non dureranno per... Però potevi anche appoggiarle, no, giuro, non ti faccio pagare la famosa questa. Sì, ma è tutta da tarare, è un disastro questa piastra. No, non le appoggio perché poi vale ritirare su. Lì c'è da farsi un lavoro incredibile, la volevo io, ma c'è da fare un lavoro talmente lungo che alla fine e non l'ho. E se non l'hai fatto te, questo già mi dice molte cose. Ma tu hai pazienza però, questa è la differenza. Dipende. Immaginati, non l'ho voluta io perché c'è troppo da lavorare, c'è anche degli incastri spaccati dentro. Ah no, allora gli incastri si risolvono buttandola nel rusco. Forse solo quello. Mettendo un sacco di colla. Senza pietà proprio. Però diverso è anche una bella piastra. No, sì, ma c'è troppo lavoro da farci. Ma naturalmente le follie non potevano finire così, con questo piccolo e vile giro. Oh no. Mi tiene questo. Allora no, lo prendo io. Chi lo vuole? Prendi tu o prendo io? Cosa sta succedendo? Allora, Marco. Cosa sta succedendo? Peserà 50 kg, Matteo. No, infatti non ho detto niente perché mi esplodono l'ammortizzatore e a me si portano a fare del genere. Chi mi dà una mano? Non c'ho la macchina adatta. Io sto filmando, lo farei. Qualcuno il vlog lo deve fare. No, troppo comoda. Uno solo, Ho capito. Ho già portato. Se no basta, non te lo regalano, se no. Andrà a prendere l'Asus là. Ci sta in macchina tua? Lo prendo da solo, non lo porto. Me lo prendo io. Marco? No, lo prendo io. Marco non lo vuole. Ma dove lo metti, Matteo? A casa c'è posto? Vabbè. È bello, cioè, ma Matteo, se lo lasci qua, vai a prendere la macchina, scusa. VHS. Sai che quasi. Lo mettiamo qui e vai a prendere la macchina. Tanto non credo che te lo rubino per il peso che ha. No, quello non penso proprio.
Tanto vai, ci metti un attimo, passi da là. Ma dove passo? Da lì? Da là, da là. Ma che cassetta funziona a VHS? Secondo me questo va con... Che razza di cassetta andrà? Matteo, le cassette proprietarie. Racconta, racconta al pubblico che ci segue da casa cosa stiamo combinando, allora, per favore. C'è poco da dire, me l'hanno regalato, mi hanno detto pigliatelo. Ragazzi, mi fate piacere, me lo regalo. Io offro queste cose belle e non posso non accettarle. No, è troppo grande, non ne farei mai niente. Però comunque, guarda che cos'è: un 12 canali con, sì, con due pesa lunghi, un quintale, canali. È enorme e non hai dove metterlo. Soprattutto, cioè, non hai fisicamente un tavolo così grande a casa. Se non c'è un tavolo, come sapete, io ho una collezione di mixer inutili. E più sono grossi e pesanti, più ti fanno contento. Guarda la sua gioia. Oltretutto, e quindi questo è logico che sono di quelli che mi piacciono. Nel frattempo, no? Vado a vedere il computer. Quindi questi fanno parte di quelli che sono belli. Ah, bello, bello, bello. Certo che lo so, certo che lo so. Io lo so perfettamente, lo so perfettamente. Dario, questa scatola è ancora vuota. Dov'è Dario? Al telefono. Al telefono è vuota questa scatola ancora. Ne c'è il salva. Non possiamo tenerli occupati tutta la giornata. Appunto. Parrazia su, vuol andare via. È Makita che non tappano. Sì, è speciale quello lì. Sì, è tutto. C'è anche la torcia. Ma la torcia magari la batteria è sua, La batteria della torcia, non del trapo. Ma figurati se si accende. Ma figurati. Questa scatola si sta intanto colorando di preziosi toni. Ma tutto troviai, mi sono messo sopra la mia. Ma sono cose belle, sono, non apprezzi la bellezza. La roba. Allora, vediamo quali altre follie prese da Dario. Questo qua. Allora, no, da Dario no, da tutti e poi la roba buona, io questo stereo non lo metto. Ma neanche io lo metto in macchina. Questo stereo, sì. Facciamo un piccolo video, abbiamo posizionato un altro recupero del nostro Dario, ovvero le casse sopra il tetto. Poi vanno lì, perché lì c'è uno spazio vuoto enorme tutto lì. Se ci stanno, se ci stanno. In ogni caso, non stiamo qui a cicischiare che c'è ancora da finire. Assolutamente. Prima che chiuda del tutto. Assolutamente, assolutamente. Momenti, le offerte migliori a mezzogiorno. Notare come sono state legate queste casse marce. Con le corde delle tapparelle marce. Rallentate. Già molli, ancora prima di partire. Beh, immaginiamoci come voleranno sull'autostrada. Sulla statale. Sulla statale queste casse. Ogni urba se ne perde una, in quattro urbe si sono perse tutte. Che meraviglia di macchina, che meraviglia, che spettacolo. Allora direi che ormai siamo arrivati a fine mercato, abbiamo spostato le macchine. Che cosa dire, un ottimo Marzaglia. Assolutamente, poi ci mancava tanto. Esatto, esatto. Io ho riempito una macchina, sono contento, Dario. Io peggio. Cioè, no, una, la mia, questa è vuota, c'è niente in questa qua mia. Perché adesso poi devo tornare a lavorare. Tanto sa, domani, no, domenica, che domani. Anche se settimana durata. Infatti, domani è... Quando sarebbe? Esatto. Domani ci sarà uno spin-off successivo a questo video, che per noi domani dove ci sarà una visita. Esatto. Che altro dire? Chiudiamo qua il video, voi che cosa dite? Vogliamo fare un'altra scena? Manuel, passo la parola a te. Bene. Siamo all'ingresso del mercatino, eccetera, eccetera. Il mercatino è finito, sono le 4 del pomeriggio, oramai siamo rimasti praticamente solo noi qua, quindi sì, direi che possiamo concludere tutto quanto, tornarcene ognuno a casa nostra e lasciare tutti i file da montare a Matteo. Che bello, esatto. Che bello. E comunque questo video, non so, ma probabilmente non lo concluderemo così. Vi lascio ai miei prossimi video dove vi farò vedere lo scaricamento della macchina. Merce preziosa mia e poi la rispettiva merce preziosa delle altre macchine li vedrete. Ma io in realtà qui inserirei un video girato gentilmente da Andrea dove vediamo loro che tornano a casa con questa macchina stracarica. Concordo. Che già non cammina quando è vuota. Tentiamo di fare la porrettana. concordo che secondo me è molto più bello, quindi vi lasciamo a quello, che dici? Assolutamente. Ciao. Panda 750 già in lieve salita, che già un po' soffre. Lieve affaticamento. A Sasso Marconi. Davanti un Suzuki che fa puzza di fa olio. Fa un puzzo bruciato. Di olio tremendo. E Andrea che guida. Per ora. Tra poco si farà il cambio. La parte più impegnativa. Il valico. Cosa stai facendo? Arrivati. Ce l'abbiamo fatta incredibilmente contro ogni pronostico.
Dario, quindi adesso possiamo ufficialmente dire che abbiamo concluso Marzaglia 2020 con la macchina piena di robaccia. Ora bisognerà scaricare, esatto, tutta. Ma lasciamo, ma diamogli fuoco, anzi, scappiamo. Quindi abbiamo fatto tutti questi chilometri per niente. Vabbè, chiudiamo così.